Inizia una nuova stagione sportiva, il Città di Isernia San Leucio si presenta ai propri tifosi. Ad Isernia alla presentazione della squadra ne abbiamo parlato con i dirigenti e con l'allenatore mister Domenico Farrocco. Presidente, dopo diversi anni e tante battaglie sui campi, Isernia è tornata in Serie D anche suo merito, del suo staff. Adesso c'è un altro obiettivo nella sua mente da poter raggiungere, oltre la disputa di questo campionato, ecco, avvicinare anche gli imprenditori del posto a questa squadra? Assolutamente, io vorrei che la domenica sia un giorno di festa in cui tutte le famiglie possano andare allo stadio a vedere la partita come un po' era qualche tempo fa. E sicuramente della famiglia devono fare parte tutti. E tutti dovrebbero dare il proprio contributo, gli imprenditori, coloro che più possono dare una mano dal punto di vista economico, ma anche le famiglie, i tifosi e le istituzioni. Deve essere la squadra della città e la partita deve essere un momento d'incontro. Mister, che stagione prevede? L'obiettivo di Isernia è quello di una salvezza tranquilla? Intanto l'obiettivo è di fare una stagione entusiasmante, divertendoci, godendocela e chiaramente il livello del godimento dipende poi anche dai risultati, quindi speriamo di raggiungere una salvezza tranquilla ma anche sofferta, basta che ci salviamo e conserviamo la categoria e lavoriamo per quello. Giorgio Palmeggiano, direttore generale del Città di Isernia San Leucio. Sarà un campionato difficile, ma Isernia potrà dire sicuramente la sua. Assolutamente sì, quest'anno è ancora più duro dell'anno scorso perché sono retrocesse tre squadre dalla Serie C, cosa che penso non avveniva da un secolo, e sono salite comunque dalla Isernia dal Molise, è salita Teramo dall'Abruzzo, Civitanova Marche dalle Marche, quindi insomma è diventato un girone di ferro. Noi ce la giochiamo, siamo consci che siamo una delle realtà più piccole all'interno del girone, malgrado rappresentiamo un capoluogo, ma siamo comunque una realtà più piccole, ce la giochiamo, chiaramente sappiamo che è molto difficile, basta vedere l'esordio Ancona, insomma andiamo al Conero domenica, è una di quelle partite però che abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere, nel senso il pronostico sembrerebbe chiuso, però noi ce la andiamo a giocare, ce le giocheremo tutte e 34 e tireremo le somme alla fine.